Azione! Ciao a tutti, io sono Nicola Pesaresi. E io no. Ma devi dire il tuo nome. Ah, io sono il tuo nome. No, Isotta. Isotta. Ecco, allora signori e signori, benvenuti. Questa è una puntata di... Io contro te. No, io contro lui, no. E che come si chiama? È una sfida. Sì, ho capito, ma non possiamo utilizzare quello. Allora, quindi dobbiamo chiamarla... Come? Mondo Pupazzo. Hai detto una parolaccia. Non ho detto nessuna parolaccia. Sì, Nicola, hai detto una parolaccia. Non ho detto nessuna parolaccia. Fatela finita, insomma. Allora, dicevo. Signori, oggi una sfida straordinaria. La prima sfida della nostra serie. L'uomo contro la scimmia. Anzi, l'uomo contro la scimmia contro il cinghiale. No, tanto sei... Fatela finita. Allora, dicevo. La sfida è questo. Vedi questo oggetto? Si chiama... È un gioco, lo conosco. Si chiama... Un'altra volta la parolaccia, vuoi dire? No, non è una parolaccia, è il cubo di Rubik. Difficilissimo. Cubo di Rubik. Allora, Isotta, facciamo così, funziona così, la sfida è questa. Vedi, ogni lato deve diventare dello stesso colore. In che senso, dico? Che ne so, deve essere un lato tutto blu, un tutto verde, un tutto giallo. Arancione, un rosa, un nocciola, un rosa, un nocciola, gestanno. Ah, ecco, vedi che già mi confondi di cosa. Ma che sta lì? Allora, dobbiamo fare così. Questo funziona così. Ci sono delle combinazioni, ok? E facciamo questa sfida. Io lancio il timer qua sul computer. Ok. E vediamo chi ci mette meno tempo. Ah, con te sto cresca, allora, posso anche andare a prendere il sole. Dov'è? Ma non so che quanto sei messo. Ma tu guarda che malfidata, pensa che io non sia in grado di risolvere questo cubo in pochissimo tempo. Ho guardato un tutorial anche ieri, ce la faccio sicuramente. Allora, pronti? 3, 2, 1, vai! Bocca al lupo! Sta zitta almeno, no? Via! Nico, te vedo! Mannaggia miseria! Oh, eccolo qui, il genio del cubo di Rubik. Nico, quanto sei messo, quanto sono passati 2 ore e mezza e non hai fatto neanche la faccia. Ho capito, è difficile, non è così semplice, voglio dire, c'è gente che ci mette anni e anni per imparare a farlo, voglio dire, mo arrivi te e pretendi che io lo faccia velocemente. Oh, sei tu che lo vuoi fare questa sfida, eh? Ho capito, pensavo di riuscirci effettivamente, però... Sei una cacca. Non è vero, perché tu vorresti dire che ce la fai. Sì, Nicola, io ce la faccio benissimo. Non è vero, non è possibile. Allora, facciamo una cosa. Allora, adesso ti giri. Perché mi dovrei girare, scusa, eh? Perché ti devi girare? Perché mi dovrei girare? Perché c'è una tecnica segreta, non ti voglio far vedere come si fa. E va bene, dai, va bene, mi giro. E tu lo fai, vai. E chiudi gli occhi. Va bene. In realtà mi sono andato a comprare un altro, guarda. Metta, adesso lo frigo. Devo scaricare un altro. Hai fatto col tempo? Sì. Dico, ho finito. 8 secondi. Ma visto? Così doveva essere, no? Ogni lato un colore. Tu quindi l'hai fatto. Io non c'ho. Chi è più intelligente, l'uomo o la scimmia, eh? Io non ce l'ho parlato, veramente? Yeah. Ho vinto. Bene, allora signori, se volete... No, questo energia lo dico io che è meglio. Vabbè. Allora, se volete vedere altre volte che la scimmia sconfigge il cinghiale... Non è vero, non è vero.
iscrivetevi al canale se volete e seguiteci, fate quello che vi cane anche sugli altri canali, su TikTok, su Instagram, su YouTube, su questo YouTube. Eh sì. Su Facebook dove cane. Ecco, vabbè, allora da Nicola. E ciao a tutti. Ciao. Ciao.